siamo oggi qui, è una bella giornata, fuori piove, ma è bella anche perché piove, abbiamo bisogno di pioggia, con i problemi che abbiamo non è male, ma è una bella giornata soprattutto perché stiamo lavorando al fianco del nostro sindaco Francesco Rucco, stiamo lavorando bene. Abbiamo 32 leonesse e leoni in vista, oggi sarà la giornata loro ovviamente. Non faremo in tempo a farli parlare, però avremo delle altre cose da far fare a loro, vero? Ci sono idee da far fare a loro uno a uno, eccetera. E volevo ringraziare loro, i militanti, perché in pochissimo tempo abbiamo fatto un lavoro incredibile, in qualche giorno raccolte centinaia e centinaia di firme, senza tanti problemi, ognuno si è fatto carico in maniera pubblica di fare tutto quello che doveva, altri hanno lavorato per l'elaborazione della lista dal punto di vista, e sembrano cose insignificanti, non è così perché quando hai un gruppo riesci a fare e a porti alcuni obiettivi, quando si è da soli si fa prima ma non si va lontano, invece insieme si va lontano, quindi volevo ringraziare loro in maniera molto particolare. E due appunti soltanto, poi lascio la parola ovviamente al segretario cittadino, al sindaco, perché sono loro i protagonisti. E domani abbiamo con noi, data molto importante, il nostro doge Zaia, abbiamo il ministro Calderoni, il professor Giovanardi, mi dicono di dire la giornalista Gentile, no? Veronica Gentile. Eccolo qua che è importante. E vi do una chicca, avremo ai primi di maggio quasi sicuramente il ministro Giorgetti a Vicenza per appoggiare la Lega, prima di tutto, ma soprattutto ovviamente anche la candidatura di Francesco Rucco. Quindi la Lega c'è, la Lega risponde in maniera molto forte, dopo Salvini, Zaia, Calderoli, Giovanardi, avremo anche il ministro Giorgetti. La cosa è ancora non ufficiale per quanto riguarda le date, però stiamo lavorando per questo. E vi ringrazio, ci do la parola, io direi il sindaco, sì. E dopo il segretario. Grazie. Beh, intanto grazie a voi, grazie per l'ospitalità, ci tenevo a fare un giro per ringraziare e motivare un po' tutti i candidati e candidate della lista Lega, alcuni sono uscenti, altri sono nuove figure, devo dire che ci sono anche delle ottime persone con professionalità, con esperienze, ho visto anche alcuni amici che ho tentato di convincere già a correre nel 2018, ma questa volta si sono rimessi in gioco e ringrazio di farlo in prima persona. Bene, domani la presenza anche per la Lega del ministro Calderoli e del presidente Zaia, perché sono due figure di riferimento che stanno lavorando molto anche sulla riforma di questo paese. Parlavo prima con Andrea Giovanardi, confrontavamo un po' sul dibattito che ci sarà. E la cosa interessante è che il DDL che porta il nome del ministro Calderoli in realtà ha una visione anche sulla riforma dell'autonomia che non guarda solo alla riforma Stato-Regione, non passa da un centralismo ad un altro centralismo. Passa da un centralismo a un'autonomia vera che va sui territori comunali e che per il principio di sussidiarietà arriverà fino ai comuni più piccoli del territorio, non soltanto alla città capoluogo. E quindi è una riforma che ha un senso proprio per questo, perché lavora nell'ottica di dare delle funzioni proprio molto chiare, in accordo naturalmente con Stato e Regioni, anche ai comuni del territorio. Poi sapete che io ho fatto il presidente della provincia grazie anche all'appoggio di Lega del centrodestra per 4 anni e mezzo, e la riforma delle province arriva anche troppo tardi per come l'ho vissuta io, nel senso che ringrazio il ministro Calderoli perché sta facendo un lavoro incredibile già in commissione per una riforma di una provincia che, se ha le giuste competenze, le giuste funzioni, lavora bene e dà risultati. Credo che questi anni abbiano dimostrato sul campo che una serie di interventi, parlo delle opere stradali, parlo delle scuole, parlo dell'ambiente, tanti temi di stretta competenza provinciale, le province hanno dimostrato che sono pronte anche a svolgere altre funzioni oltre a quelle che già hanno. Quindi nell'ottica di queste riforme
credo che il ministro stia facendo veramente un ottimo lavoro e che il governo e il Parlamento, questo governo, questo Parlamento, dopo anni di ostruzionismo, mi riferisco, fatto per fare un nome, 5 Stelle, ho citati anche ieri durante il dibattito TAV, perché a un certo punto ho dovuto chiedergli che non capivo se 5 Stelle fossero d'accordo o no con la TAV. Io l'ho fatto in diretta, non mi ha risposto alla fine. Non hanno ancora le idee chiare se vogliono la TAV. Toninelli non voleva la TAV, ve lo posso garantire, perché hanno più volte minacciato di come non voleva l'autonomia. Chiedete al ministro Stefani, Erika, come viveva i rapporti sull'autonomia al tempo in cui lei era ministro degli affari regionali. Detto questo, siccome questo governo, ma anche le amministrazioni locali che si rifanno a quella coalizione in una filiera assolutamente positiva che oggi abbiamo, che sta dando dei risultati passando ovviamente per la regione Veneto, qui rappresentata dal presidente Ciambetti, che ringrazio anche per metterci la faccia in prima persona, perché non è mai semplice e non è scontato, quindi va ringraziato perché ci mette la faccia in prima persona dopo 5 anni di mandato, dove è venuto praticamente a tutti i consigli comunali, pur avendo un altro ruolo e altri impegni anche in Europa, e dimostra che c'è proprio la volontà di proseguire nel processo che abbiamo avviato. E quindi grazie, andate tra le persone, guardate, posso dire una cosa, non perdiamo tempo a rincorrere gli altri, ma semplicemente a spiegare quello che vogliamo fare noi, perché le idee sono chiare. Sabato peraltro mattina io spero di vedervi tutti all'apertura di questa nuova sede del centrodestra che aprirà in Stradella Grofolino, insomma vicino alla Pigafetta, che vuole essere una casa per tutti, al di là delle singole sedi elettorali che avete già voi, anche voi, come ce l'ho io come lista civica, e che vogliamo utilizzare per presentare il programma, ma soprattutto un elaborato che spiegherà questi 5 anni come sono andati e come vogliamo che poi proseguano per i prossimi 5, in maniera molto chiara e netta, con foto e didascalia, senza tante ciacque, perché no. Ciacque non serve, perché come dicevo spesso in consiglio comunale, i consiglieri ridevano spesso, con le ciacque non si impasta il fritto. No. Lo diceva Bernini negli anni 90, l'ho ripreso e l'ho fatto mio. Va bene? Grazie. Prima di passare la parola al segretario cittadino, un passaggio soltanto. Noi stiamo presentando oggi la lista di Vicenza, ma stiamo lavorando come segreteria provinciale ovviamente anche su tutti gli altri comuni. Quando eravate qua noi stavamo ricevendo le persone che stanno lavorando in altri comuni. La Lega sarà presente ovunque, in alcuni comuni ci presenteremo con il simbolo, in altri no, in alcuni comuni ci presentiamo con il sindaco Lega, tipo Marostica, Castello Umberto, che sono sindaci importanti per noi. Quindi la nostra battaglia per me ovviamente oggi è qui al vostro fianco, da domani sarà in altri luoghi, da ieri, perché stiamo lavorando anche per altri, perché voglio dire la Lega è questo, e noi possiamo essere così forti perché abbiamo la nostra struttura, siamo ovunque, ci siamo e siamo in molti militanti, e molti dei nostri sindaci saranno presenti al vostro fianco, come gli istituzionali, come altri, per la campagna elettorale, perché ogni voto portato al nostro candidato è un voto portato alla Lega, è un voto portato a Francesco Rocco. La parola però al segretario. Grazie a tutti quelli che sono qua oggi, la stampa, il sindaco Francesco Rocco e i candidati che partono per questa avventura. Allora, oggi ufficializziamo la squadra della Lega che sosterrà la candidatura di Francesco Rocco alle amministrative del 14 e del 15 maggio per Vicenza. E la Lega è compatta a fianco del sindaco e vuole essere più rappresentativa possibile. Abbiamo fatto una scelta abbastanza accurata, cercando di prendere dentro un po' tutti, sia per quanto riguarda la differenza di età, quindi dai giovani ai meno giovani, che cercando di prendere dentro anche diverse tipologie di lavoro o di occupazione. E il nostro impegno verso l'amministrazione Rocco è sempre stato attivo e operante sul territorio, uniti e compatti. Leale. Grazie. E portiamo avanti queste promesse fatte ai cittadini, cioè, rinnovando
appunto i nostri progetti che volevo con trasparenza portare avanti. E, si rinnova completamente gli uscenti dell'amministrazione, quindi i tre assessori uscenti adesso in carica attuale e i sei consiglieri comunali. Ci siamo tutti e abbiamo altri 24, 23, quindi per arrivare a 32 di nuovi entri. Procedo, non sono purtroppo oggi tutti presenti per motivi, come dicevo prima, di lavoro, alcuni di salute, quindi ecco, anticipo questo. Allora, il capo nostro capolista, Roberto Ciambetti, si riconferma anche da consigliere e anche ovviamente il nostro grande presidente del consiglio regionale. Poi abbiamo Roberta Diero, assessore uscente con delega al patrimonio, e Giada Evon Bagolan, impiegata contabile, oggi non presente per motivi di lavoro, Giovanni Balbo, imprenditore immobiliare, Luciano Battistello, tecnico del settore industriale, ora felicemente pensionato, Franca Bolin, digital marketing, anche lei purtroppo ha sempre un motivo di lavoro, Susanna Canaglia, commerciante, anche lei sempre di lavoro infatti, Matteo Cerebron, vice sindaco, Luciano De Giorgio, professore di scuola superiore, filosofia e scienze umane. Che è a scuola. Giovanni Gaspari, artigiano tecnico di Giancarlo. Guido Giacomelli, avvocato. Giorgio Gianello, membro ed istruttore del corpo dei vigili urbani, ora in pensione, nonché consigliere comunale uscente. Questo, se mi permetti, una nota di merito, il consigliere, scusami, questione anagrafica, il consigliere più anziano del consiglio comunale, il più presente. Un modello. Lorenzo Di Bondi, ingegnere. Jacopo Maltauro, studente di università comunale con delega alle politiche per giovanili. Il più giovane quando è entrato, 18 anni. Franca Mattiello, laureata in psicologia. Ornella Meneguzzo, artigiana nel settore della moda. Germano Paolo Mogentale, impiegato nel Silvia Panozzo, avvocato. Maria Luisa Pesavento, impiegata presso un ente pubblico ed ex consulente del lavoro. Umberto Fitton, pensionato. Designer del settore della moda e dell'arredamento, scusate. Andrea Reato, bancario, gestione enti. Andrea Originato, capogruppo con deleghe all'identità veneta, impiegato amministrativo e apicoltore. Davide Rigon, vice capo reparto di una ditta metallica. Angeletto Russotti, assistente domiciliare sociosanitario, anche lei oggi assente per motivi di salute. Stefano Spertori, dipendente azienda metalmeccanica, e anche lui è per il valore, invece oggi. Cristina Toglio, assessore di ecco, con delega, scusami, all'istruzione, ho guardato a leggere, ma i giovani. Si finisce per la rottura di scatole, che certo ognuno ha avuto le sue. Silvia Valli, avvocato. Massimiliano Zambotto, consulente assicurativo.
Mandarin artigiana nel settore alimentare. E chiudiamo con Davide Zotta Zentile, farmacista, anche lui. Scusa. Sì. Passiamo la parola al capogruppo. Sì. Matteo. Beh, appoggiare il sindaco Rucco vuol dire dare continuità a quanto sinora fatto. Abbiamo avuto 5 anni pesanti, ricordiamoci sempre, 2 anni di pandemia, che sempre più la gente sta percependo come qualcosa di distante, quasi dimenticato, che è un buon segno, però a sua volta ha lasciato un pesante segno nel mondo dell'amministrazione. Quindi, praticamente 3 anni di lavoro possibili, durante i quali è stato seminato parecchio, alcuni frutti sono già stati raccolti, ma tuttora si sta crescendo. Ci sono quanti sindaco? 68 progetti, 78 progetti per circa 61 milioni di euro in arrivo da fondi PNRR. Oggi vi giro magari l'articolo del Sole 24 Ore che valorizza il nostro intervento, nonostante il tentativo di qualcun altro di minimizzarlo o di ridurre il Sole? In buona sostanza, dato che l'amministrazione è stata ferma, non è stato nulla, non c'è un progetto, non c'è una visione. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Non c'è un progetto, non avete visione. Eccolo qua invece. Abbiamo messo a lavoro tutti quanti, tutti hanno dato il loro impegno ed ecco il risultato. Progetti che cambiano completamente di nuovo la faccia della città. Questa amministrazione ci è riuscita. Nessun altro avrebbe potuto farlo. Grazie a Francesco che ha saputo guidare il centrodestra per questi 5 anni saldamente al comando. Ovviamente, se avete delle domande, siamo qua. No, la testa di Fratelli d'Italia. No. Adesso si deve dare la Lega sul passato Fratelli d'Italia. Avete la Lega?